Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con il nostro contenitore pomeridiano di cronaca, di attualità, di politica e quant'altro. Oggi ci occuperemo di svariati argomenti, ma cominciamo parlando di turismo. Di turismo da una prospettiva dalla quale forse alle volte non siamo tanto abituati a guardare, ossia quella dell'escursionismo, del camminare, camminare lento anche sui sentieri del nostro territorio. Perché recentemente c'è stato a Santa Margherita Ligure un raduno di guide della Compagnia dei Cammini. Che ha messo proprio al centro questo tema. Ne parliamo con il primo ospite di oggi pomeriggio, Carlo Capra. Benvenuto nei nostri studi. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, Carlo Capra è il gestore del Mulino del Gassetto, una struttura che si trova ehm, arroccata in un eh, sentiero poco conosciuto del monte di Portofino, ma che in questi anni eh, si sta riscoprendo e eh, ha ospitato anche come gestore del della casa che si trova all'Istituto Colombo di Santa Margherita Ligure, il raduno delle guide della Compagnia dei Cammini. Allora, intanto cerchiamo di spiegare a chi non ne avesse mai sentito parlare di che cosa si tratta. Allora, sì, la Compagnia dei Cammini è una realtà che esiste da tanti anni, nasce da La Boscaglia, che è un'altra realtà che si occupa di organizzare e vendere viaggi a piedi. È un gruppo di guide, circa una trentina di guide che una per l'altra da tantissimi anni, 20, 25 30 anni fa la guida di mestiere, quindi organizza e vende viaggi a piedi. Io le ho è una realtà che ho conosciuto anni fa. Per, per caso, per coincidenza e da lì mi è nata la curiosità del, dei viaggi con gli asini mm. che ho trasformato in, in già in un piccolo lavoretto perché sia su Santa Margherita Ligure che su Rapallo e nel parco di Portofino abbiamo già fatto alcune attività e da lì è nata questa mia conoscenza con Massimo Montanari, col direttore della compagnia dei cammini Luca Giannotti e loro una volta all'anno fanno un evento nazionale, compagni di cammino e io gli ho proposto di farlo nelle nostre zone e da lì è nato il capire se era fattibile i sentieri, l'ospitalità e ce l'abbiamo fatta e sono venuti persone e... da tutta Italia persone da tutta Italia le guide sono di, di tutta Italia ce ne sono anche due estere perché c'è una, una tedesca e Said, un ragazzo del Marocco che organizzano in questi rispettivi paesi appunto viaggi a piedi hanno fatto il loro raduno nazionale di guide da domenica a martedì stanziale all'Istituto Colombo a Santa Margherita Ligure e dove hanno affrontato i temi che loro come Compagnia dei Cammini portano avanti perché non è solo organizzazione eventi di viaggi a piedi ma loro cercano di, eh, di comunicare quello che è il camminare lo spirito del camminare, dell'andare lento, di di godersi la, la natura, di godersi la vita, perché sulla lentezza si, si nasconde forse un po quello che potrebbe essere veramente il benessere di noi esseri umani in questa, in questa società. Che va così eh, di corsa e così frenetica. Quindi hanno affrontato ovviamente quello che è stato l'anno che sta per finire, i, i viaggi che hanno fatto quest'anno, le problematiche, i punti di forza, hanno stilato tutto il calendario del 2017 perché è una realtà che a calendario ormai gira vicino ai 150 viaggi a piedi all'anno. E, e poi, eh, ripeto, hanno sviluppato un po' tutti questi temi del eh, il turismo naturalistico, il turismo sostenibile, il turismo attivo, all'aria aperta, e sono promotori di vari festival come quello della Decrescita fatto a Venezia due anni fa. E, do... e tu li hai portati in giro nei nostri sentieri. Sì, perché dopo Raduno Nazionale è cominciata la parte più bella che è Compagni di Cammino. Sono venute da tutta Italia. 30-35 persone ogni tappa, l'ultima c'erano addirittura 50 persone. Devo dire che ogni tappa c'era anche un buon seguito, siamo, abbiamo cominciato piano con una decina di persone, poi il giovedì ci siamo scontrati purtroppo con l'allerta meteo uh -huh. anche noi, ma siamo arrivati l'ultimo giorno, il sabato, c'erano anche un 25 persone qua della zona, da Chiavre a Genova, che si sono uniti alla, alla carovana. Abbiamo percorso il Sentiero Liguria, uh -huh. un, un prodotto creato dalla Regione Liguria per promuovere il camminare che va da Porto Venere fino a Ventimiglia, e noi ne abbiamo preso un piccolo pezzo da Chiavri a Camogli, fondamentalmente. Questo Sentiero Liguria uh -huh. è. Cugino dell'alta via, sostanzialmente è cugino dell'alta via eh, dicendola male. Anche. No, no, è cugino dell'alta via perché nasce eh, per dare un'alternativa più facilmente percorribile ai camminatori perché si rimane più vicino al mare, si rimane più bassi, eh, si arriva sempre in una cittadina, quindi anche sul dormire, sul mangiare, non si è comunque in una situazione magari un po' più da. Da, da escursionista, da camminatore esperto, perché l'alta via è meravigliosa, però magari è per un pubblico un pochino più ristretto. Questa qui, il sentiero Ligure, può essere veramente eh, percorso anche da chi magari non, non ha proprio l'abitudine la, di andare a camminare sempre, quindi anche le gambe magari ce l'ha un po' meno allenate di, di chi lo può fare di mestiere o di chi lo fa veramente come passione eh, fissa tutti i fine settimana. Lì lo può fare chiunque, famiglie con bambini, e quindi è un bell'oggetto. Abbiamo dei sentieri meravigliosi. Io certo. ho voluto portare qua. Eh, questa realtà perché credo possa essere un'opportunità un lavorativa per me ma anche per altri. Eh, il camminare in Liguria deve secondo me ancora eh, svilupparsi mm -hmm. e questo potrebbe essere veramente un po' l'occasione, nel senso io ho lanciato lo SEM adesso va. Vediamo cosa succede. Sì. Potrebbe essere un'occasione di sviluppo turistico, quella di promuovere questo sentiero che tra l'altro per i pezzetti che avete percorso nel nostro territorio del Tiguglia è stato molto apprezzato da queste guide. È stato tantissimo apprezzato. Eh, era una cosa che mi, che mi incuriosiva, volevo io poi. L'ho intervistati tutti a mio modo e ho, ho visto veramente anche dagli ospiti proprio un, uno stupore. Un, insomma, i nostri posti sono meravigliosi. Certo. Sono davvero poco conosciuti forse dal camminatore. Gli ospiti esterni: è tutta gente che segue la Compagnia dei Cammini, che fa viaggiapiedi sia con la Compagnia dei Cammini che con altre realtà. Quindi sono abituati a vedere altri posti da, dall'alta montagna alla Sicilia, all'Umbria, alla Toscana e, e qui sono rimasti colpiti. La prima tappa da Chiavari a Rapallo, che sale al Passo dell'Anchetta, poi si fa Montallegro e poi si scende a Rapallo, in Cresta, è un continuo passare dal fronte mare al lato che dà sulla fontana buona e quindi anche come scorci, come, come, come biodiversità, come natura, eh, ha stupito, ha colpito molto e questo per me è, dà fiducia e fa capire che è un... Eh, è un prodotto che può essere valorizzato e venduto, e quindi può diventare un'opportunità lavorativa per questo territorio. Tu hai lanciato anche un'idea al termine di, questa, di, questa, di questo raduno: noi stiamo vedendo delle immagini meravigliose che abbiamo registrato sul monte di Portofino. La sentieristica del monte di Portofino potrebbe essere in qualche modo collegata con quella del parco dell'Aveto, l'altra bellissima realtà che abbiamo sul nostro territorio. Insomma, unire le forze per promuovere il territorio e camminare nel nostro territorio. Hai già avuto qualche riscontro? Beh sì, eh, allora questa è un'idea un che io ho da due anni, eh, il parco di Portofino posso dire di conoscerlo veramente ormai come le mie tasche, eh? e il parco dell'Aveto un po' meno, ma ci ho girato diverse volte, secondo me è meraviglioso. Nella parte di mezzo ci sono posti veramente spettacolari dal Caucaso al Ramaceto, si potrebbe fare veramente una camminata in, di più giorni bellissima. L'idea poi di andare così dalla montagna al mare è affascinante. E ho avuto riscontro perché dopo compagni di cammino sono stato contattato questa mattina da una persona che appunto ruota nel mondo del parco del, dell'Aveto e ci incontreremo la settimana prossima e come dicevo prima il, il seme l'abbiamo lanciato e forse... Così qualche germoglio lo potrebbe già dare a breve. Io ho molta fiducia, è eh, per questo che ho investito. Beh, adesso siamo al lago delle lame, eh? visto siamo passati eh, anche noi, anche noi. <ride> Dalla dal mare alla montagna. <ride> sì, insomma, il seme è stato gettato e chissà che anche il nostro territorio del Tibuglio non possa diventare un po' in piccolo come le Cinque Terre che ha fatto dell'escursionismo, sicuramente un punto di forza del suo rilancio turistico di questi ultimi anni. Anche lì in collegamento con l'entroterra, perché non dimentichiamo che è un punto di forza delle Cinque Terre il collegamento con la Val di Vara che col distretto del biologico ha saputo rilanciare la propria immagine anche a livello internazionale in maniera veramente eh, da levarsi il cappello ecco. assolutamente, assolutamente. Insomma, fare rete può aiutare a rilanciare il territorio torniamo invece un attimo sul monte di Portofino perché questa opportunità dicevamo di rilancio turistico è anche perché giovani come noi che ci diamo dei giovani, no, ovviamente che siamo. Beh, siamo giovani <ride> eh, che perché i giovani possano rimanere a lavorare sul nostro territorio e magari Là dove sono nati e dove hanno, desiderano restare. È un po' quella che è stato da tuo, il tuo percorso, perché il mulino del Gassetta, certo. che attualmente è funzionante, dà lavoro a gente locale. Come sta andando la vostra attività? Lo sta andando bene, è cominciata sei anni fa. All'inizio è, è stata complicata, eh, ritornando a quello che dicevo prima: che eh, in Liguria secondo me il camminare non è così diffuso. Il mulino per me è un esempio in piccolo di questo perché io il primo anno. Credo senza esagerare, forse io non arrivo a dieci volti conosciuti che io ho visto transitare dal mulino del, di Santa Margherita Ligure, cioè, può sembrare strano ma davvero è così. Adesso il mulino è una realtà conosciuta, apprezzata, facciamo battesimi, facciamo comunioni, facciamo gruppi che si organizzano per venire anche alla, alla sera, perché se c'è un gruppo che ce lo richiede apriamo anche la sera e, ed è frequentatissimo dalla gente del posto, cosa che per me, per i miei soci, per i ragazzi che ci lavorano. No, è una bella soddisfazione. Uh -huh. Nel tempo lo abbiamo trasformato in trattoria perché prima era solo tavola, tavola fredda e, e adesso si cerca di ampliarlo con, queste, con le attività legate agli asini, con, eh, con le attività di gruppi in cammino e, e cerchiamo di sviluppare proprio tutto un, un turismo di questo tipo. E devo dire che i riscontri sono, sono buoni perché è una realtà adesso che è, è autosufficiente. Eh, paga due stipendi fissi a due ragazzi del, 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 del nostro territorio uh -huh. e sono piccole conquiste secondo me belle e significative certo. che danno fiducia per andare avanti. Certo, piccole cose che però danno l'idea che effettivamente si può restare a, a vivere e a lavorare nel nostro territorio che forse non è sempre vero che bisogna andare via per, vero, fare, per trovare da lavorare. Allora grazie, grazie a Carlo Capra, gestore no, del grazie, mulino grazie del Gassetta, voi. per Beh. averci raccontato di questa opportunità che forse non conoscevamo tanto per il nostro territorio. Alla prossima! Allora. Volentierissimo, a vostra disposizione e grazie per l'invito, eh. davvero. Grazie, noi adesso vi, ehm, proponiamo un, vi, vi proponiamo il servizio realizzato dal Centro Televisivo Vaticano mh, relativo all'omelia eh, che Papa Francesco ha pronunciato questa mattina nella messa di eh, Santa Marta. Come sapete il Papa, questo Papa tutte le mattine celebra la messa molto presto nella cappella della Casa Santa Marta dove vive, dove risiede. Centro Televisivo Vaticano ogni giorno pubblica sulla sua pagina YouTube il servizio relativo proprio alla messa del giorno celebrata dal Papa. Allora inauguriamo anche con quest'oggi questo piccolo spazio all'interno del nostro buon pomeriggio e sentiamo insieme quali sono state le parole del Papa di quest'oggi. La potenza del Signore sono le sue carezze, chi non le conosce non conosce la dottrina cristiana. Quando trova la pecorella smarrita, Giuda gli dice amico. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'omelia della Messa del mattino celebrata a casa Santa Marta commentando il Vangelo del giorno, quello della pecora smarrita. Il Signore viene come un giudice, ma un giudice pieno di tenerezza, che fa di tutto per salvarci e cerca ognuno di noi. Ci ama personalmente. Giuda non era un uomo soddisfatto, ha aggiunto il papa, e scappava perché aveva una doppia vita, ma alla fine è pentito, perché fino alla fine l'amore di Dio lavorava in quell'anima, anche nella disperazione. Anche noi lasciamoci consolare dal Signore e non dalle consolazioni che cerchiamo per fuggire dalla tortura interiore. Chi non conosce le carezze del Signore, non sa la dottrina cristiana. Chi non se lascia carezzare dal Signore è perduto. E questo è il lieto annunzio, questa è la sincera esultanza che noi oggi vogliamo, questa è la gioia, questa è la consolazione che cerchiamo. Che venga il Signore con la sua potenza, che sono le carezze, a trovarci a salvarci come la pecora smarrita e a portarci nel grece della sua Chiesa. Che il Signore ci dia questa grazia, aspettare il Natale con le nostre ferite, con i nostri peccati sinceramente riconosciuti e aspettare la potenza di questo Dio che viene a consolarci, che viene con potere, nel suo potere la tenerezza, le carezze che sono nate dal suo cuore, il suo cuore tanto buono che ha dato la vita per noi. Rientriamo in studio per presentarvi le nostre prossime ospiti che sono Sabrina Garofani e Flavia Quenti, che vengono da Cicagna, dall'oratorio di Monleone, per raccontarci la loro prossima iniziativa. Voi sapete che questa è una realtà a cui siamo molto affezionati perché è una realtà molto importante per la Val Fontana Buona, che offre un luogo non solo di aggregazione ma educativo a tanti tantissimi ragazzi della vallata. Ci sono alcuni momenti fissi nella vita dell'oratorio che ritornano ogni anno come appuntamenti, come quelli in cui una famiglia si ritrova eh, giustamente durante le feste per rincontrarsi, per celebrare, per, per vivere alcuni momenti di insieme di festa. E uno di questi tradizionali è quello dell'8 di dicembre. Allora Sabrina partirei da te per chiederti, per raccontare ai nostri telespettatori che non lo sapessero perché gli oratori salesiani l'8 dicembre si ritrovano. Sì. Si ritrovano perché l'8 dicembre del 1841 si fa un po' risalire la, la nascita di, del primo oratorio, così come pensato da Don Bosco, nel senso che lui si accingeva a celebrare la messa e in questa sacrestia di questa chiesa di Torino arriva un ragazzo un po' insomma, sbandato, orfano, un po' di quelli malpresi della Torino dell'epoca. E, e con Don Bosco comincia a parlare. Questo ragazzo era orfano, non aveva insomma valori e fondamenti, però sapeva recitare l'Ave Maria. E in quel momento con Don Bosco recita appunto un'Ave Maria, eh, si danno l'appuntamento poi per eh, la domenica, su, per, insomma, sì, per la domenica successiva, perché all'epoca Don Bosco raccoglieva i ragazzi, ma soprattutto la domenica, no? Perché in settimana i ragazzi allora lavoravano. lavoravano. Mm -hmm. e, e quindi si, si considera l'8 dicembre come il primo giorno di oratorio, cioè col primo ragazzo che lui incontra e che diventa il primo oratoriano di fatto. No? Quindi l'8 dicembre tutti gli oratori salesiani hanno dei momenti sì. di festa, di celebrazione? Sì, c'è questo, questo appuntamento che coincide con la festa di Maria Immacolata, uh -huh. però sì, c'è questo, questo trade union che lega tutti gli oratori, che è appunto la recita dell'Ave Maria e anche noi la faremo. Giovedì, che è appunto l'Immacolata, alla fine della messa, come gli altri anni, si reciterà l'Ave Maria. Tutti insieme, tutti gli oratori. Che bello! Sì. <ride> Qual è il programma sì. di quest'anno, della festa dell'8 dicembre? Eh, quest'anno è un, insomma, una giornata ancora più particolare del solito <ride> perché. Mm, festeggiamo in particolar modo eh, l'inaugurazione ina, del, del nuovo salone, questo salone che è stato eh, edificato negli anni '50. Alla fine degli anni '50, quando c'era questa suora che era fortissima, che si chiamava Sor, eh, Sor Luisa, eh, con l'aiuto dei politici dell'epoca e della popolazione, era riuscita ad edificare appunto questo salone e, e anche il cortile. E poi, questo appunto, sono passati più di 50 anni. E questo, questo salone ha avuto dei problemi, era crollato il controsoffitto. Stiamo elettrico. vedendo delle immagini che abbiamo fatto, ma c'erano i lavori in corso, adesso i lavori, i lavori sono finiti. Esatto, sono finiti, eh, per cui abbiamo rifatto il pavimento, l'impianto elettrico, eh, l'impianto di riscaldamento e abbiamo rimontato il palco. No? Il palco che è un po' il simbolo assieme al salone no? del luogo in cui i ragazzi si esprimono, recitano, cantano. E quindi insomma, festeggiamo. Festeggiamo l'inaugurazione di questo salone. Ascolta, e il programma proprio della giornata? Ci, diamo due, ci dici due orari? Due? Sì, allora, Santa Messa alla mattina alle 10, la messa, diciamo, del paese, e che poi se vogliamo è il momento più importante, no? perché è ovvio che se noi non ringraziamo con la mano di Maria, noi non, non avremmo potuto fare assolutamente niente. Per cui la giornata parte da quello, poi si va a casa. E poi si ritorna verso le sei, sei e mezza, c'è cioè una pericena, e poi verso le 8.20, e 20, 8 e mezza, l'inaugurazione del salone, e a seguire lo spettacolo: uno spettacolo teatrale di cui si è occupata Flavia assieme ai, agli altri animatori che sarà uno spettacolo prettamente natalizio perché insomma ci apprestiamo anche no, a vivere il Natale. Ecco Flavio, allora vengo a te adesso. Sì, sì. Ci racconti qualcosa di questo. intanto recitano i ragazzi, i ragazzi dell'oratorio, sono loro i no? protagonisti. Sì, mm -hmm. i protagonisti sono i ragazzi dell'oratorio, è una cosa abbastanza anche questa tradizione. Perché il teatro per Don Bosco era uno dei punti su cui lui a livello educativo puntava. Perché diceva che il teatro dà la possibilità ai ragazzi di esprimersi nel miglior modo e anche chi non ha magari è timido, impersonando un altro, cioè entrando dentro un altro personaggio riesce a tirar fuori cose che magari eh, non riuscirebbe. E sono i bambini dell'oratorio, facciamo un, come quest'estate una specie di musical dove interviene anche la danza e quindi sarà recitato e ballato con due piccole coreografie, poi ci sarà una parte iniziale e una parte finale e quest'altra abbiamo scelto eh, la ballata del Natale di, eh, Dickens, eh, di Dickens mi pare. Adesso siamo, siamo in fibrillazione, siamo con le prove. Da quanto ci quindi, lavorate? Da, da un po' immagino. Sì, un pochino, non tantissimo, eh, siamo abbastanza improv improvvisiamo abbastanza, però è, è impegnativo perché i personaggi sono tanti, sono circa 16 bambini che salgono sul palco, più altri 25 bambini che ballano, quindi insomma... Il palco, in effetti, del nostro oratorio è piccolino quindi insomma, fare entrate e uscite è abbastanza. Sì, 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 insomma, eh, bisogna, provare, ecco, esatto, bisogna provare, bisogna provare tutti provare, i passaggi. Provare. Quindi, una giornata di festa, sicuramente. Eh, parliamo un po' della parte pratica. È interessante vedere come, anche nelle difficoltà, poi alla fine le realizzazioni importanti voi riuscite sempre a portarle a termine. Sabrina diceva eh, la provvidenza non ci ha mai abbandonata anche in questo, e anche questa realizzazione del salone, Flavia, chiedo a te, se no, passi la parola. Allora Sabrina, come siete riusciti a portarla a termine? Perché immagino che sarà stata un'opera abbastanza importante, onerosa. Sì, un'opera importante. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che c'era in quel momento, perché tramite loro siamo venuti a conoscenza di un contributo regionale e abbiamo fatto domanda tramite il Comune per questo contributo. Ce l'hanno assegnato e una parte di fondi li abbiamo messi noi e una parte il contributo. C'è da dire che poi abbiamo fatto proprio il porta a porta, abbiamo mandato eh, lettere di, di richiesta di, di aiuto a tutta la popolazione. La popolazione di Cicagna e della Fontana Buona in generale non vi abbandona mai? No, è vero. Soprattutto la, la popolazione proprio di Molleone, io direi, uh -huh. perché sono veramente gli, gli ex allievi, perché tutti gli abitanti di Molleone possiamo definirli ex allievi, perché sono 118 anni, 110 che ci sono le suore, uh -huh. che, ci sono, che le suore sono Presenti e da lì tutti. Quando c'era la scuola materna, evidentemente stai ti stai riferendo a quello? Mi riferisco a quello, ma mi riferisco anche in precedenza. Quelle soldi quando sono arrivate a Monleone facevano praticamente, adesso si chiamerebbe formazione professionale, insegnavano alle ragazze a cucire. E poi hanno fatto la scuola elementare, la prima scuola elementare a Monleone, erano gestito dalle suore all'interno dell'edificio delle suore. Insomma, una presenza che ha fatto la storia sì, di questa sì. frazione. Sicuramente. A livello sì. educativo, formativo, direi che la popolazione di Monleone deve moltissimo. E quindi si fa sentire quando l'oratorio ha bisogno. Come sta andando la vostra attività Sabrina in quest'anno? Avete ripreso... Sì, abbiamo ripreso ben tanto l'attività quotidiana del dopoguola, dell'oratorio. Dell Pomeridiano, per cui tutti i giorni da lunedì eh, al sabato l'oratorio aperto, abbiamo molti ragazzi, abbiamo circa 25 ragazzini tutti i giorni, poi al sabato si incrementano perché ovviamente hanno più libertà da compiti, attività sportive, eccetera. Poi c'è il dopo scuola per le elementari e poi c'è uh -huh. la formazione periodica, no? la formazione salesiana. Eh, per i ragazzi dalla eh, prima superiore fino alla, alla quinta superiore e poi per i ragazzi ancora più grandi, eh, universitari e lavoratori, eh, vengono le suore salesiane. Perché necessariamente eh, per portare avanti il carisma salesiano ci vuole qualcuno di salesiano. Certo. Cioè? Noi siamo, apparteniamo eh, sia Flavia che io ai rami laici della famiglia salesiana, però vedere una, un consacrato che parla ai ragazzi eh, tutta, è tutta un'altra cosa. Hanno, un modo, hanno uno stile particolare eh, e quindi noi insomma, pur non essendo facile eh, acchiappare no, le suore, perché hanno sempre 50.000 impegni, però. Eh, Abbiamo, insomma, abbiamo già fatto un calendario per cui vengono queste suore da Spezia a fare la formazione e anche alle mamme. Cioè, diciamo alle, alle volontarie uh -huh. che, eh, che prestano servizio insomma, a turni per le pulizie eh, e per qualsiasi altra attività nel momento in cui c'è di bisogno. Perché ogni gesto è importante per i ragazzi che lo guardano evidentemente, anche quello che... di tenere ordinato e pulito l'oratorio. Ecco. Qui stiamo vedendo le immagini della festa che c'era sì. stata quando il superiore generale dei Salesiani è venuto a trovarvi. Che sì. ricorda di quelle giornate? vi ha dato sicuramente uno sprint in più, una marcia in più ah, quella giornata. Sì, guarda, era il 31 ottobre del 2015, lui è Pasqual Chavez che era il nono, nono successore di Ciancolesco. È una persona fantastica, con una formazione eccezionale, ma che eh, riesce a parlare ai, agli adulti e ai bambini con una semplicità e una eh, trasparenza che è incredibile. Mm. Lui ha incontrato prima i bambini, poi gli animatori e poi c'è stata la conferenza aperta a tutta la popolazione e anche insomma, al, al mondo salesiano che è intervenuto. No? E... Niente, una giornata una indimenticabile. 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 Perché niente. anche per voi immagino che ci sia bisogno di eh, fare continuamente in qualche modo formazione o comunque sia ridarsi le ragioni di un impegno che è molto importante, perché da quando le suore salesiane hanno lasciato Moleone ci siete voi laici in prima linea, quindi è importante esatto, ricaricare esatto. sempre le pile, credo. Sì, Così? Esatto. Non puoi trasmettere se tu a tua volta non ti sei formato, mm. non ti sei caricato a tua mm -hmm. volta non saresti, non si sarebbe credibili. Eh, Flavia dicevi, è corretto questo? Sì, mm -hmm. sì, sì, esattamente, eh, noi siamo figlie delle suore, cioè siamo ex allieve, siamo state formate, siamo state pescate dalle suore, mm -hmm. da una suora soprattutto che non ci mollava e, e la mitica sua rosetta ti chiamava se non andavi all'incontro 40 volte e tu alla fine dicevi di sì. Però, non Però... <ride> e in effetti noi, quelle che siamo adesso, che stiamo guidando, siamo proprio state... Pescate da lei e adesso il nostro compito è riuscire a pescare qualcun altro, riuscire a portare dentro qualcun altro perché sì, noi possiamo andare avanti. Lei soprattutto è quella più giovane del gruppo, i bambini più piccoli, quindi è più vicina proprio all'attività, ma dobbiamo tirare dentro, riuscire a portare, però bisogna credere. Nell'obiettivo comune, credere nel carisma di Don Bosco, eh, credere che la provvidenza c'è, perché sennò noi non avremmo fatto niente. In tre anni che siamo lì abbiamo aggiustato tutto il salone, pavimenti, cose che noi. Se ce l'avessero detto, eravamo già terrorizzate a tenere aperte le porte dell'oratorio. Voi siete quindi le prime ad essere stupite di quello che sì. la provvidenza sta facendo attraverso di voi. Sì, sicuramente, Se ogni <ride> volta che entriamo in oratorio, apriamo la porta ti sembra strano di riuscire che l'oratorio sia ancora aperto. Quanti ragazzi lo frequentano? Dicevamo un 25 ragazzi l'oratorio, sì, però poi le attività, appunto, sì. dicevi, sono tante. Gabriele. Sì, le attività sono tante. Gli iscritti siamo intorno al centinaio. e... E poi i ragazzi del... Ci sono svariati della... laboratori, sì, okay. in questo momento c'è il laboratorio di teatro, però c'è il laboratorio ad esempio eh, sì. di figurino sì. creativo figurino. che fanno, organizzano il mercatino di, di Natale sì. e lì sono di nuovo un sacco di tanti volontari, quest'anno eh, Rita se ne occupa in prima persona, ha coinvolto sì. eh, molte nonne, molte, proprio, veramente proprio le nonne che insegnano addirittura a cucire questi piccoli oggetti che poi venderanno. Eh, sul mercato sì, sul abbiamo il Rita si occupa sempre con queste mamme volontarie, queste nonne delle bomboniere solidali. Sì. Eh, che insomma, che sostengono la vostra sì, attività. Sì. Sì, insomma, l'attività è molto ramificata, e mi sembra di capire che ciascuno mette a disposizione un po' il suo carisma, no? sì. quello che sa fare. Suo è... quello che è il suo talento. Sì. Allora, ricordiamo l'appuntamento giovedì 8 dicembre alle 10, la santa messa. Esatto. Il momento più importante, però sì. poi. Lo spettacolo. lo spettacolo, questo cena buffet e, mm -hmm. e poi questo piccolo spettacolo per inaugurare il salone il palco e con l'inaugurazione. Tutti sono invitati? Tutti mm -hmm. quanti. Perché? Tutti, Tutti, sono Tutti sono invitati benissimo, allora io vi ringrazio, ringraziamo due delle componenti del comitato di gestione dell'oratorio salesiano di Monleone di Cicagna, Sabrina Garofani e Flavia Quenti. Vi ripresento, però state qua perché ho una sorpresa per voi. Ho una sorpresa. Per un po' di tempo ho fatto servizio presso il vostro oratorio Salvatore, sì, Salvatore. Esatto. il cui nome, però, originariamente diremo noi all'anagrafe: è Salvatore Salvatore Biziman. Esatto. Seminarista nella nostra diocesi, nel nostro seminario che proprio giovedì 8 dicembre mentre voi farete la pericena alle 18 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto di Chiavari verrà ordinato diacono e allora vi presentiamo e facciamo vedere, guardiamo insieme questo servizio che ci racconta chi è Salvatore per chi non lo conoscesse e che cosa ha fatto in questi anni di cammino e di formazione, vediamolo insieme quando è nato, volevano chiamarlo Salvatore, ma suo padre ha insistito perché quell'ultima vocale nel nome venisse tolta e ripeteva: Mio figlio non può avere lo stesso nome di Gesù e lui è l'unico Salvatore. Ecco l'origine del nome di Salvatore Bizimana, 46 anni, seminarista di origine burundese, che sarà ordinato diacono nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari il prossimo 8 dicembre, Solennità dell'Immacolata. Originario della diocesi di Buzumbura, Salvatore arriva in Italia nel 2002 per iniziare gli studi filosofici e teologici alla Pontificia Università Urbaniana ex Propaganda Fide grazie all'amicizia con alcuni volontari della comunità di Sant'Egidio. Nel suo cammino di formazione scopre il desiderio di diventare sacerdote diocesano e così, grazie al suo insegnante di dogmatica, conosce il vescovo di Chiavari Alberto Tanasini. Arriva nella nostra diocesi nel 2013 e completa l'ultima parte dei suoi studi romani vivendo nel seminario chiavarese. Inizia così la sua esperienza pastorale nelle comunità del territorio da prima a Cicagna dove è parroco Don Mario Moltedo prestando servizio anche all'oratorio salesiano di Monleone poi inizia l'esperienza pastorale nelle parrocchie di Santa Margherita e San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure con il parroco Don Gian Emanuele Muratore. La parrocchia di Santa Margherita diventerà la sua casa nella diocesi di Chiavari in Burundi a pregare per lui ci sono la mamma due sorelle ed uno stuolo di nipoti non potranno essere fisicamente in cattedrale il giorno dell'ordinazione ma gli saranno vicini con il il cuore e la preghiera. Una vicinanza nello spirito, sostegno fondamentale in vista di questo passo decisivo nella sua esistenza. Dal cielo lo accompagneranno il papà ed il fratello, prematuramente scomparsi a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro nel 1997. Il papà però gli ha lasciato un nome, un nome che è anche l'indicazione di una strada intrapresa. Rientriamo in studio per cambiare argomento ed occuparci di un appuntamento eh, tradizionale, un appuntamento molto atteso dai chiavaresi, quello con il corso di lingua e cultura genovese che si tiene ogni martedì pomeriggio alla sala livellara di via del Pino a Chiavari. Oggi si parla di eh, topografia urbanistica di Chiavari sostanzialmente e della storia di Chiavari nel, eh, nell'Ottocento. Gino Mario Tirelli è relatore di questo pomeriggio dei corsi eh, di lingua e cultura genovese. Ed è nei nostri studi, benvenuto. Eh, la sua eh, conversazione eh, con quanti vorranno partecipare prenderà le mosse dal 1815. Com'era Chiavari allora? Era molto diversa da adesso, evidentemente. Beh, eh, intanto ho commesso un errore, eh, è dal 1805, eh, 1815 comunque non è, molto... è diverso dal 1805 perché c'è un'altra amministrazione, oh. eh, che è caduto Napoleone, quindi eh, l'impero napoleonico non esiste più e Chiavari con Genova è rientrata nella, nel regno di Sardegna dei, dei Savoia. Uh -huh. Uh, Chiavari sì, è diversa nel 1815 perché nel periodo francese sono state avviate molte, molte opere, mm -hmm. soprattutto progetti, progetti di strade e di cambiata l'amministrazione, c'è cioè un prefetto francese, si usa il francese negli atti pubblici, quindi Chiavari rischia anche di perdere diciamo, le lingue, il genovese e l'italiano. Però dal punto di vista eh, fattivo ci sono molte innovazioni, mm -hmm. soprattutto a livello progettuale perché il tempo poi è, è breve, perché già nel 1814 il, eh, il, il regime eh, napoleonico cade prima qui e poi anche in Francia. Eh, però ad esempio sono state abbattute le mura mm -hmm. nel frattempo. Perché Chiave era ancora circondata da mura e nel 1810 per esempio viene abbattuto il bastione di San Francesco che era nell'attuale piazza delle carrozze, e quindi i proprietari delle zone limitrofe un po' si allargano e poi pian piano viene regolarizzato il carrugio dritto allineando i fabbricati, che è anche difficile perché bisogna effettuare degli espropri, ci sono litigi a non finire, perché le case non erano così ben allineate come sono oggi. È stata proprio una volontà uh, Sì, precisa. che però viene realizzata negli anni negli successivi, anni. negli anni 20 e 30 del 1800. Chiavari è bellissima sicuramente, il nucleo originario, il nucleo del centro storico era quello di allora però sostanzialmente, a parte queste questi spostamenti e sì, queste sì, certo, Ci che sono vengono questi fate. spostamenti nella zona di Rupinaro, specialmente uh -huh. la, il Caruggio Dritto da via delle vecchie mura, uh -huh. dove a, recentemente avevano anche eh, riportato in luce le, le mura che ci sono ancora, cioè la parte sotterranea ma poi le hanno ricoperte. Eh, tra lì e Rupinaro. L'incrocio con via Millo che a quell'epoca si chiamava via Grimaldi, e quello è soprattutto il, il punto più difficile, sia perché Rupinaro era sempre un po' era fuori le mura ed era in un certo senso distaccata anche psicologicamente da, da Chiavari, anche storicamente, non aveva partecipato alla costruzione delle mura ed era, ed era fuori, era qualcosa di autonomo, quindi mm. ci sono questi. Eh, questi espropri e queste cause, liti che vanno avanti per, per decenni, mm -hmm. ora noi la vediamo così bene, certo. il vicoretto si chiamava Carugio sì. Dritto all'epoca, lo stesso poi viene fatto sulla, nella zona di Capoborgo. Cioè quella orientale eh, di Chiavari perché eh, arriva allora il centro storico arrivava fino a Piazza Roma, quasi mm -hmm. quasi a Piazza Roma, ma lì era una zona anche di ospedali. C'era un ospedale di San Cristoforo che poi viene, viene, viene abbattuto. Dove si trovava? Si trovava proprio alla fine di, di via Vittorio Veneto, che uh -huh. allora si chiamava dei Fieschi, perché uh -huh. Vittorio Veneto è un nome che hanno attribuito dopo la Prima Guerra Mondiale. Certo. E alla fine lì c'era un pozzo, c'erano anche due ospedali uh -huh. e poi gli ospedali vengono trasferiti in epoca napoleonica, eh, prima nel, nel convento dei Carmelitani, che sarebbe la Madonna dell'Orto, e poi in una zona più salubre, che è quella eh, dove l'ospedale vecchio ancora adesso in mm -hmm. parte, dove c'era la chiesa di San Nicola che invece viene abbattuta. Ecco, la, la sua conferenza parte dal 1805 arriva fino al 1868, perché c'è questo termine? Beh, che cosa intanto, succede in quel periodo? Sì, succede che eh, nel 1868 eh, passa la ferrovia da Chiavari, mm. cioè a Chiavari arriva il treno il 28 ottobre del 1868, ma eh, arriva sul mare dopo una eh, conflittualità tra chi voleva il passaggio a monte e chi voleva il passaggio della ferrovia a mare, che un po' come clericali e anticlericali dell'epoca c'erano i fautori dell'uno e i fautori dell'altra soluzione. Certo. E, a mio avviso eh, è stato molto penalizzante per Chiavari avere unica delle cittadine del Tigullio. La ferrovia mare, come la Vania del come resto, le cavi, però tutte le altre prima o poi le hanno avute a monte. Perché questo diciamo così separa un po' la zona mare dalla zona sì, del centro? Anzi, quindi la zona mare a Chiavari viene utilizzata come una zona pressoché industriale, perché ci sono tanti stabilimenti. C'è per esempio la filanda Solari, c'è la fabbrica del sapone, c'è la fabbrica del ghiaccio, cioè il lungomare non è utilizzato a fini turistici, ma è utilizzato a fini artigianali o industriali. Cioè, sicuramente l'economia era totalmente diversa da quella di adesso. E, e viene scartata eh. proprio l'ipotesi di una chiave turistica, benché ci fosse stato qualche eh, tentativo in merito, che poi dirò nella. Nella, nella conferenza, cioè qualche tentativo c'era stato, sì, stato di, di qualcuno sì. che iniziava a pensare Chiavari anche come località, che evidentemente per il suo clima poteva essere utilizzata anche a fini turistici. Sì, c'era mm. addirittura eh, l'intuizione del cardinale Agostino Rivarola, che era stato presidente e socio più volte della società economica, che era un po'. Il pro, santo protettore di Chiavari fino al 1842, ma invece di far, fare degli stabilimenti balneari, eh, fecero, come forse voleva fare la società economica, fecero l'ospizio di carità e lavoro, quello sul mare, eh, che poi fu raso al suolo dai tedeschi nel 1944 eh, nell'ambito delle misure antisbarco. Ecco, eh, lei diceva che appunto nel 1868 a Chiavari arriva la ferrovia. E questo che tipo di cambiamento comporta cioè eh, da lì in avanti l'immagine di Chiavari e la sua eh, diciamo così, economia hanno subito dei mutamenti eh, all'inizio forse in negativo c'è però ah. da dire che non abbiamo documentazione molta ah. documentazione del periodo ah. perché l'unico giornale che eh, era molto interessante e che avrebbe parlato di questo cessa e si chiama La Verità, era un giornale che durò tre anni dal 63 al breve. 66 e quindi nel 68 non c'era. Bisognerebbe fare ricerche ulteriori, andare magari all'archivio storico di Chiavari che è, come si sa, nella torre cinquecentesca, non è molto accessibile e quindi bisognerebbe fare... Per capire. Ulteriori. Però lei diceva che inizialmente ha comportato delle conseguenze negative. Ma, eh, perché c'era, benché chiaro che non ci fosse il porto, c'era un imponente eh, traffico di piccolo cabotaggio eh, sul mare con eh, carico e scarico eh, di merci che poi saranno annullate dalla ferrovia. Uh -huh. Ma la ferrovia, proprio perché eh, passa sul mare, lo spazio è poco. Non avrà il grande scalo merci che, che avrebbe avuto se fosse passata all'interno e poi si fosse collegata con, eh, con Borgotaro e Parma nel. Eh, nell'entroterra sì, insomma. Cioè, è certo che adesso col senno di poi viene da pensare quanto le scelte di allora abbiano influito sì, poi perché, sulla chiave di adesso perché adesso non, non ci facciamo forse caso ci sono, siamo abituati, ci, siamo abituati mm -hmm. ci sono tutti questi sottopassaggi mm -hmm. ma un tempo erano tutti passaggi a livello mm -hmm. e tutti questi passaggi a livello rallentavano sia il, il, la marcia dei treni mm -hmm. che tutta la zona poi lo spazio era poco e quindi come dico lo scalo merci, poi lo fecero, lo fecero a Sestri, certo. e, per cui visto con l'ottica di allora penso che fosse stato molto negativo, uh -huh. però c'erano anche dei, potenti, dei poteri locali che si imposero e tramarono per far passare la... La ferrovia a mare invece che a monte, perché c'era Chiavari, allora bisogna considerare che era circondata da vaste estensioni di terreni e questi terreni appartenevano a varie famiglie locali e non locali, ma avevano vaste estensioni di, di terreno. E poi l'istituto dell'esproprio probabilmente costava meno espropriare sul mare che espropriare certo. a monte quindi i due termini della sua conferenza vanno dall'abbattimento delle mura, è corretto? Sì, più o meno, sostanzialmente all'arrivo della ferrovia due, diciamo così, eventi epocali sì, per la storia di Chiavari. Chiaveri parlerò anche dell'epoca risorgimentale della uh -huh. perdita della provincia, perché Chiavari era provincia e proprio in quegli anni lì dal 1800 cioè prima era dipartimento numero 110 dell'impero francese uh -huh. fino al dal 1805 al 1814 poi eh, con l'annessione al Regno di Sardegna era provincia e fu provincia fino al 1859, quindi anche l'unità d'Italia, uh -huh. eh, vista l'estensione del territorio, perché allora il Regno di Sardegna comprendeva Sardegna, Savoia, Nizza, Piemonte, Liguria e Sardegna. Però poi col, col 59, con la seconda guerra d'indipendenza. Di si allarga e comprende anche la Lombardia, l'Emilia, la Toscana di conseguenza, le, prov la, le province vengono quella che era una provincia di un piccolo regno certo. eh, non poteva più certo. sussistere in un regno più grande. E quindi c'è anche questo elemento tra gli eventi caratterizzanti il periodo di questo periodo della storia di Chiavari. Ricordiamo l'appuntamento alle 16.30, se non sbaglio, alla Sala sì. Livellara in Via del Pino a Chiavari per queste curiosità, ma altre. Anche altre. Anche altre. <ride> grazie Gino Mario Ringrazio. Tirelli, grazie per essere stato nei nostri studi. Si fermi ancora un attimo qui con me, vi proponiamo? Un servizio relativo alle manifestazioni natalizie per il comune di Santa Margherita Ligure. Eh, ne parliamo perché si sono inaugurate proprio in questo fine settimana con l'accensione dell'albero di Natale, appunto posto sul lungomare. E poi ci ritroviamo in studio per parlare invece di manifestazioni natalizie a Chiavari. Quali filoni avete pensato di seguire per questa programmazione? Abbiamo seguito essenzialmente due strade: quella dell'accoglienza per i bambini e le famiglie. Creando un piccolo village nei giardini a mare eh, con tre postazioni limitrofe. La Casetta degli Elfi, che sarà il luogo dove si svolgeranno i laboratori per i bambini, e una serie di incontri e di iniziative. Accanto a una ventina di metri all'anfiteatro Bindi la pista di pattinaggio su ghiaccio e salendo di una cinquantina di metri arriviamo al castello che quest'anno viene addobbato, diventa il castello di Santa Claus, un salotto in cui la moglie di Babbo Natale eh, incontra e intrattiene i bambini nell'attesa che arrivi il marito a casa. Dall'altra parte invece le iniziative per gli adulti che consistono essenzialmente in una serie di concerti. Molto belli, partiamo l'8 dicembre con gli auguri di Natale, il concerto degli auguri della Filarmonica Cristoforo Colombo. Il 20 di dicembre un grande gospel. Il 1 gennaio il concerto degli auguri. Il 6 gennaio un concerto per orchestra e coro alla chiesa di San Siro. E tanti altri eventi come il coro degli alpini di Santa Margherita e così via. Ci sono anche alcuni richiami ai comuni limitrofi, perché avete fatto questa scelta? Ma ci piaceva di concerto con il comune di Rapallo e Zoagli cominciare a creare un filo conduttore che colleghi i nostri tre comuni, che hanno tre bei castelli e così a Zoagli Babbo Natale avrà il suo ufficio postale nella Torre Saracena, a Rapallo ci sarà la casa di Babbo Natale nel castello sul mare, a Santa Margherita Babbo Natale avrà il salotto con la moglie che lo attende. Da Santa Margherita Andiamo, veniamo a Chiavari eh, con l'assessore al turismo Daniela Colombo. Benvenuta negli studi del buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, <ride> un ritorno per parlare appunto delle manifestazioni estive di Chiavari. Abbiamo sentito quelle di Santa Margherita che sono concentrate quest'anno soprattutto eh, sul lungomare, ma non solo, anche nella zona del castello. Invece, per quanto riguarda Chiavari ci sono alcuni eventi confermati perché hanno avuto un successo eh, particolare negli anni scorsi e quindi diciamo che l'amministrazione ha puntato. Ancora su questi eventi. Eh, andiamo con ordine e parliamo di Natale a Chiavari, una festa di solidarietà. Natale chiama sempre solidarietà. Voi come la declinate, questa, questo binomio? Ma noi lo decliniamo ormai da quattro anni in un binomio che è costituito dal Banco di Chiavari e dal Comune di Chiavari per sostenere le attività eh, di solidarietà, soprattutto quelle indirizzate ai bambini. Quindi noi confermiamo questo appuntamento la domenica prima di Natale, quindi quest'anno il 18 dicembre in piazza Lazzini dove verranno allestiti tutti i gazebo delle associazioni che hanno deciso di partecipare e che ogni anno eh, per fortuna o ahimè nel senso non so come guardarla mm. sono sempre più numerose. Eh, distribuiremo panettone, cioccolata calda e il Banco di Chiavari si è fatto carico di fornire eh, secondo un loro principio di investimento nella gastronomia italiana la pasta. La pasta quindi le associazioni la potranno diciamo non vendere però offrire a un prezzo. Eh, Politico di sostegno alla loro attività. Eh, poi avranno comunque, ogni, ogni singola associazione produce eh, dei piccoli oggettini, dei piccoli regalini che eh, in cambio di un piccolo contributo che andrà appunto a sostenere la loro attività verranno donati domenica, domenica 18. Ci sarà anche un momento musicale con i liguriani che allieterà il nostro pomeriggio di festa. Allora, domenica 18 dicembre, a partire dalle 16. A partire dalle 16, in Piazza Mazzini, eh, vi aspettiamo per eh, contribuire e collaborare al lavoro di tutte queste persone che eh, si spendono senza riserve. Ecco, le citiamo, non lo faccio a lei, lo faccio io col foglio, <ride> <A lei. ride> col foglio, l'Istituto per il Baliatico, l'Anfas, il Centro di Aiuto alla Vita, UNICEF, Leo Club Chiavari, Croce Verde Chiavarese, Villaggio del Ragazzo, Centro Italiano Femminile, Associazione Non Vedenti, Associazione Amici di Simone Tanturli, Fondo Chiara Ramaon. Telefono Azzurro Lega Navale Chiavari quindi ce n'è veramente per tutti i gusti e questo dà anche l'idea della quantità di persone che si spendono in attività di volontariato e di solidarietà nella città di Chiavari e credo che siano solo una parte se, 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 va da memoria eh. vado ma glielo memoria. confermo e le dicevo, siamo partiti il primo anno mi sembra che avevamo eh, coinvolto 7-8 associazioni questo è il quarto, quindi siamo a 12-13 e qualcuna l'abbiamo lasciata fuori perché ci manca un, un po' L'organizzazione dello spazio, perché abbiamo questo numero di gazebbi, abbiamo questo numero di tavoli, pian piano ci stringiamo, ci modelliamo, ma eh, c'è spazio per tutti, assolutamente. Vedremo l'anno prossimo. Ecco, leggo anche che quest'anno sarà presente il comitato Verità per Giulio Regeni per promuovere alcune iniziative a favore dei terremotati di Arcuata del Tronto. Credo che questo vada un po' nell'ottica di come questo comitato si sta spendendo per le zone terremotate del centro Italia o stia cercando di convogliare la maggior parte delle risorse in un unico eh, contenitore che possa in qualche modo sostenere un progetto e portarlo a termine però dalla sua progettazione fino alla realizzazione conclusiva. Eh, mi corregga se sbaglio, è corretto? No, questo? no, è assolutamente così, anzi anche l'appuntamento musicale che ci sarà al cantiere giovedì prossimo, eh, l'8 dicembre, sì. e questo concerto sempre eh, raccolta fondi pre, pro arquata. Va proprio a convogliare in questo pentolone che è diventato un pentolone importante perché stamattina facevamo un po' i conti con il direttore del Banco di Chiavari perché anche il Comitato per il Banco partecipa, altri comuni partecipano a questo comitato Giulio Reggeni, abbiamo superato i 100.000 euro. È una cifra veramente di enorme rispetto e il sindaco ed altri amministratori andranno a consegnarla, mi pare proprio il 16 di dicembre personalmente ad Arquata, È una cosa di cui siamo molto orgogliosi. quindi... Eh, continuiamo nel raccogliere e di convogliare tutti questi, eh, tutte queste risorse nello stesso punto in modo da fare un lavoro importante sul territorio. Se non sbaglio l'obiettivo è quello di costruire un centro polifunzionale per bambini e anziani. Esatto, proprio per quella che era un po' eh, l'idea della proloco locale, del dopolavoro, perché quelle sono in realtà piccoline, hanno pochi spazi e hanno assolutamente zero risorse. Potete immaginare cosa abbia significato per loro eh, il, il terremoto. Significa che non sanno più dove incontrarsi. Ecco, è importante parlare, è importante incontrare, è importante che gli anziani comunichino eh, ai piccolissimi quella che è la loro storia e che raccontino anche cos'era prima del terremoto. È, è, un momento, è un momento di solidarietà, è un momento sociale, è un momento conviviale, è, è un momento di insegnamento e di prosecuzione della, eh, della narrazione e della speranza. Ecco, allora, già che ci siamo, ricordiamo appunto questo appuntamento, quello di giovedì 8 dicembre sì. alle al Teatro Cantero per Chiava, richiama solidarietà, una nuova iniziativa per chi non l'avesse ancora fatto, per chi volesse continuare a contribuire a questa raccolta fondi appunto per Arcuata del Tronto. Ci sono tantissimi ospiti sportivi e del mondo della musica che si alterneranno sul palco proprio per eh, portare avanti questo discorso. Mi pare che però la parte da Leone la faccia lo sport sostanzialmente. Sì, effettivamente noi ci spendiamo come città dello sport, eh, l'Europa Community of Sports che hanno tenuto a Bruxelles due o tre settimane fa il sindaco di Chiavari, il sindaco di Levi e il sindaco di Cogorno sta a confermare che la nostra attenzione nei confronti dello sport è sempre accesissima. Rimaniamo appunto in questi prossimi giorni di ponte dell'Immacolata, eh, molte scuole tra l'altro fanno il ponte, quindi chissà che non ci sia un arrivo di turisti e di visitatori proprio qui nel nostro territorio per parlare di questo mercatino natalizio, area di Natale, che si inaugura l'8 dicembre e prosegue fino a domenica 11. Anche questo è un ritorno. Sì, è un ritorno, è organizzato da un'associazione un privata che è Arte Group, eh, in collaborazione con il Comune di Chiavari sotto la Struttura si creeranno questi spazi ehm, di piccoli mercatini che vogliono essere, diciamo, un picco, una piccola impronta di quelli che sono i grandi mercati del nord Europa, dove si offrono mh, piccoli assaggi, dove si offrono eh, oggettistica e dove ci saranno anche lì mh, delle esibizioni di sport e di danza. È un momento proprio eh, dedicato ai festeggiamenti. Allora, l'appuntamento dicevamo dunque dall'8 all'11 di dicembre nella terza struttura eh, dei giardini, i giardini di Palazzo Rocca, dalle 10 alle 20 continuativamente, quindi anche qua eh, ci saranno laboratori, dimostrazioni di cake design e poi la possibilità di acquistare oggetti, evidentemente, come è nello spirito dei mercatini, e anche quello di degustare alcune specialità così leggo, sto leggendo insieme a voi eh, dal comunicato del comune andiamo un pochino avanti invece Assessore Capodanno Cosa ah, facciamo Capodanno, Capodanno è beh, una bella festa quindi voglio dire il comune mette a disposizione con le proprie risorse un, un primo festeggiamento in Piazza Mazzini come tutti gli anni si comincerà eh, con una parte musicale eh, un, po più, un po' più soft diciamo e a seguire dopo la mezzanotte e mezza un DJ set per, eh, per i più giovani in Teso di Villa Rocca ci sarà il consueto Ballo liscio che è molto atteso dai nostri cittadini, quest'anno si riproporranno i caravel dopo molti anni assenti dal nostro territorio, sono molto attesi e sono molto amati dal, dal pubblico degli avanti del genere. In Piazza Mazzini cosa presenteremo? Presenteremo i New Trolls, una realtà che possiamo definire locale perché è una realtà genovese, una realtà dei nostri territori, ma quest'anno per loro è una data importante, festeggiano i loro 50 anni. Quindi hanno scelto chiava di come celebrare i loro primi 50 anni di storia musicale. Ehm, raccontavo un aneddoto che la settimana dieci giorni fa eh, seguivo al, a Roma il concerto di Renato Zero e un momento veramente toccante è stato quando eh, ospite era Vittorio De Scalzi ha cantato Quella carezza della sera, una canzone che hanno intonato tutti è stato veramente un momento commovente. Quindi loro sono assolutamente eh, parte della nostra storia musicale sono veramente pietre miliari e hanno deciso di celebrare proprio a Chiavari per quello che riguarda la Liguria questo loro, eh, questo loro grande giorno, quindi saranno i benvenuti, noi li aspetteremo a braccia aperte. diciamo che quindi c'è un po' musica per tutti i gusti, perché in piazza Mazzini New Trolls nella stessa struttura di Villa Rocca, prima i Caravelle e poi musica per i più giovani quindi musica, tutti possono essere accontentati sì, la musica per i più giovani andrà in piazza Mazzini quindi ah, finiscono okay. i New Trolls e rimangono anche perché la piazza è, è più grande Piacevole, è bellissimo. Ho notato in questi anni che insomma, la gente passeggia per il Caruggio, si ferma nei bar aperti, ce ne sono tantissimi che fanno delle loro piccole feste e poi vengono a ballare un po' in piazza Mazzini stanno, insomma, è un bello scambio. Ci sarà sicuramente la zabaionata, non è citata nel comunicato stampa perché appartiene agli uomini di Ruinà, ma è un appuntamento fisso che eh, i cittadini e i turisti apprezzano veramente. Sì, fa parte del Capodanno Chiavarese del sì, cioè... Capodanno Chiavarese, è vero. È vero. No, nella passeggiata. Non uno arriva fino a Rupinaro, uno deve, arrivare a Rupinaro <ride> deve arrivare a Rupinaro assolutamente che, la, la, la lascio fra poco ma le volevo chiedere ancora se avete delle previsioni o comunque un sentore per come potrebbe andare questo è una settimana di ponte poi uh, sostanzialmente perché le scuole in molti casi sono rimaste chiuse anche nella giornata di lunedì perché c'è stata la votazione del referendum poi c'è la, la festa dell'immacolata molte scuole fanno ancora ponte il 9 avete sensazione che ci siano già dei visitatori o che possa essere un ponte diciamo così, interessante anche sotto il profilo del commercio a Chiavari? Ma sì, sicuramente sì. Io ieri sono presidente di commissione turismo in ANCI, abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Effettivamente questo è stato un anno eh, straordinariamente positivo, non mi sento di dire delle cose così impegnative, ma effettivamente c'è stato un incremento del più 27%. È vero che questo 27% è spalmato in maniera eh, disomogenea dal punto di vista del commercio perché hanno lavorato tantissimo bar, ristoranti e alberghi anche nel numero così esiguo che abbiamo a Chiaveri, ne abbiamo soltanto 8 e operativi tutto l'anno in 7, eh, però sono stati tutti pieni, eh, la dottoressa Olga Bacigalupo che è la Presidente di Federalberghi me l'ha confermato e i numeri della regione hanno confermato queste, queste statistiche. Questo incremento che è stato del più 13% per, eh, per il terziario, per i bar e i ristoranti è stato un po' leggermente inferiore per quello che riguarda i negozi che hanno sì, aumentato Aumentato eh, i loro visitatori, ma solo del 7%. Beh, comunque è sempre una, un, un procedimento in crescita, quindi insomma contiamo eh, che vengano confermati questi numeri. Questo è un, il primo diciamo, grande ponte invernale, quindi normalmente muove, eh, muove un discreto numero di persone. Noi siamo anche una città di grandi eh, numeri sulle seconde case, quindi comunque il fatto che vengano ad aprirle, che vengano giù, significa avere sul territorio dei, eh, delle presenze importanti. Grazie allora per queste, tutte queste notizie e informazioni che ci ha dato. Grazie per essere stata. Grazie studi. a voi per i vostri inviti. All'assessore al turismo del Comune di Chiavari, Daniela Colombo. Stiamo terminando questa nostra puntata di buon pomeriggio. Io vi ricordo che eh, questa sera ci sarà il solito appuntamento con il nostro notiziario a partire dalle 19.15, Tiguglio oggi in diretta con tutti gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la giornata. Per quanto riguarda la nostra informazione in questo nostro salotto televisivo, l'appuntamento è alle 20 con la nostra Buonasera, la novità del palinsesto televisivo di quest'anno di Telepace e questa sera dedicata alla medicina con ospite in studio il neurologo dottor Nicola Pizio eh, che appunto verrà a parlare di alcune tematiche relative alla sua specialità. Quindi l'informazione continua su Telepace anche sul nostro sito internet teleradiopace.com. Eh, grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. not